Cosa ne pensa dei trafugatori di tombe? Salve, buongiorno a tutti. Mi presento con nome e cognome. Camminavo qui sul Viale Dante ed incontrai due personaggi che effettivamente mi inquietarono parecchio. Questo amico conoscente che si occupava del cimitero qua di Torre Pellice mi raccontava di aver avuto dei problemi con questi tombaroli che giravano nella zona. Credo sicuramente sia un fatto un po' inquietante. Si dice che avessero dei contatti con dei pastori della valle. Questo mi ha piuttosto un po' ovviamente preoccupato. Che avevano quello sguardo assassino. Non so assolutamente nulla, sono stato 20 anni in montagna, non vi posso dire niente. Tutto è cominciato quando... Scusate. Sì, pronto? Sì? Sì, va bene, vengo subito, d'accordo, un attimo. Scusate, ho un'emergenza, devo andare a trovare una signora che ha perso un caro. Seguitemi. Nel Medioevo... I predicatori erano itineranti, li chiamavano barba, con una parola dialettale che vuol dire zio, nel senso di una persona rispettabile. Che valore ha per me Torre Pellice? L'apertura mentale che trovi in questo paese non la trovi nemmeno in città. Ho una figlia meticcia, nessuno mi rompe i coglioni. Terra ribelle, è sempre stata una terra ribelle. Sono innamorata di queste valli e mi piace tanto questo paese, così semplice, senza grandi pretese. Un sostanzioso strato di cultura che lo spirito solleva a vetterare, la sensazione che Torre Pellice mi dà, unito strettamente alla natura. Cosa di meglio si potrà trovare? I valdesi non sono sempre stati un movimento clandestino, nascosto, perché nel XVI secolo, quando è scoppiata la riforma protestante in Europa, i valdesi hanno deciso di aderire alla riforma protestante. E avevano già delle scuole dove i bambini si ritrovavano con dei maestri che erano le persone più istruite della popolazione, ma i loro locali erano spesso delle stalle o dei luoghi malsani. E così Beckwith si operò per costruire delle nuove scuole, dei nuovi locali dove potevano davvero essere svolte le lezioni, imparare a leggere, a scrivere, ad avere cura di se stessi. È morto il mio Billy! Oddio, non so come farò senza Billy. Meno male. Scusate ragazzi, chiederei di uscire. Ancora vento, ancora Tony, però... Ragazzi, scusate se prima vi ho fatto uscire dalla stanza, ma era un momento un po' delicato. Antonia, sapete, è una persona molto gentile, a modo, ma ogni tanto ha dei disturbi che la rendono instabile. Billy, la sua tartaruga, è morta improvvisamente e allora ho dovuto darle un po' di assistenza spirituale. Però adesso mi devo scusare, ma devo andare perché ho degli altri impegni. Ma ci vediamo comunque questa sera. Arrivederci. Le posso chiedere un commento sul pastore ritrovato vivo nella bara? Sì.
Posso trasformare la domanda un pochino? Capisco quello che lei mi dice, oppure scusi tanto, ma mi c'è una grossa fesseria. Questa è bella. Hanno seppellito vivo un pastore olandese. Un po' di agganci sopra gli avuti. Ha avuto anche un bel culo. Quello lì è la mia bimba. Lola, vieni. Lola, gli piace giocare a pallone. Non capisco la domanda. Sicuramente non riesco a capire. Non riesco a capire. Non afferro. RB 96 550. Good for the right people. Siamo in diretta sulle nostre frequenze. Ben ritrovati sempre sulle frequenze di Radio Bequit. All'interno di Tra Parentesi, adesso affrontiamo quella che è la notizia di oggi, la notizia del giorno. Questo sbarco alieno al PRA nel comune di Bobbio Pellice. Ne parliamo insieme al sindaco di Torre Pellice. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno signor sindaco, allora questo sbarco alieno al PRA vicino al rifugio Jervis che è successo la scorsa notte, come sta andando, come vi state organizzando? Guardi, arrivo proprio in questo momento dal PRA e ci sono due navicelle aliene appena sbarcate, mi sto interagendo con la protezione civile direttamente con il centro studi di Roma per valutare la questione. Perché noi sono già giunte alcune notizie un po' strane, delle notizie particolari che hanno visto anche... Sono arrivate delle notizie particolari, strane. Signor sindaco, ci sente ancora con noi? Signor sindaco, sono arrivate delle notizie anche di morti un po' sospette a Bobbio Pellice. Une négresse par la demande secouée vu goûter un enfant triste de fruits nouveaux. Et criminelle aussi sous les robes trouvées, cette goinfre s'apprête à des rusés travaux. À son ventre compare heureuse de tétine, et aussi que la main le saura saisir, et le darde le choc au sur de ses bottines, ainsi que quelques langues inhabiles. Contre la nudité peureuse de gazelle qui tremble sur le dos tel un fol éléphant, renversé, elle attend et s'admire avec celle, rien de ses dents naïves à l'enfant. Et dans ses chambres où la victime se couche, levant une peau noire ouverte sous le crin, avance le plaisir de cette étrange bouche, pâle et rose. Comme un coquillage marin. Vi dico com'è andata. Scusate. Pronto? Oh, sì, d'accordo. Sì, arrivo subito. Scusate, un'altra emergenza. Antonia ha perso il suo pesce Red. C'era troppo cibo nella boccia dell'acqua. Io gliel'avevo detto. Venite, accompagnatemi. Oh, Marcello, pastore! Oh, meno male che la vedo, meno male che è venuto. Oddio, Tony! Ma pastore, che ha fatto? Ha pestato il mio Tony! Tony, Tony! Alleluia, alleluia, signe, alleluia. Bonne te.